perché mi dice non devi piangere. Ma come faccio a non piangere qua? Guarda loro. Si è commosso Roccotano in arte Rocco Siffredi per il premio 28 dicembre che gli è stato conferito dal sindaco Leo Castiglione a Dortone, a città dove l'attore ha passato la sua infanzia. Sollecitato dalle domande del direttore di Rete 8 Carmine Perantuono, che ha presentato la cerimonia, Siffredi ha parlato di pregiudizi, di rispetto del concetto di libertà e di progetti futuri. Ci sono stati gli amici che hanno ricordato gli anni dell'infanzia in cui era qui, però la commozione è stata anche protagonista di questo momento. Ma sì, perché è impossibile non esserlo Ortona, tutto inizia qua, poi mi fanno vedere le foto di mia madre, mio padre, lì c'era mio padre a vedere il mio primo film. Rivedere tutti questi ragazzi mi ha fatto tornare dietro di veramente, si può dire di 50 anni, perché io ho 58 anni, quindi siamo tutti del 63, 64, 65. E quindi rivedere questi ragazzi e ricordare questi dettagli è stato fantastico. Diciamo che è stato un culmine di emozioni tutte insieme, non sapevo neanche se riuscivo a camminare. Sempre Ortona nel cuore? Sempre. Lei ha dato anche un bellissimo messaggio, perché prima di lei sono stati premiati gli studenti, sì. Erano anche in sala. Qual è il messaggio che lancia attraverso il microfono ai giovani? Ma la passione, 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 ed essere convinti di quello che si vuole fare e puntare dritti senza mettere da parte tutte, ecco, le critiche, le persone. Se io penso a me, quando ho iniziato, tutta questa gente qua era tutta contro. Adesso non voglio dire lui, sì, ma tutti. C'erano tutti, ma dove con su? Ma che da fai con su? Ma gna se permette con su? E oggi sono qua, premiato. Quindi non ho mai mollato, ho sempre avuto un obiettivo. L'unica persona che per me, anzi due, ma sicuramente una, mia madre, che non volevo deludere. Un premio che ha fatto discutere, anticipato da non poche polemiche, il sindaco Leo Castiglione. Discusso da chi forse non ha compreso bene o non conosce bene il regolamento e l'istituzione di questo premio. Questo è un premio che non c'entra nulla con la commemorazione che questa mattina abbiamo nuovamente ricordato, appunto per ricordare le vittime civili e militari della battaglia di Ortona che si è verificata 79 anni fa. Questo è un premio istituito per dare un giusto riconoscimento all'Ortona che ha portato il nome di Ortona fuori dai confini comunali nel proprio ambito professionale, lavorativo, culturale, artistico, in qualsiasi settore. Quest'anno, non essendoci state proposte da parte di consiglieri e tantomeno dal sindaco, perché appunto questo prevede il regolamento, ho ritenuto di conferire questo premio quest'anno a Rocco Siffredi, che ovunque va parla e fa parlare di Ortona. Durante la cerimonia è stato consegnato un riconoscimento alla Società Nazionale di Salvamento di Ortona e sono stati dati gli attestati di merito agli studenti che si sono diplomati col massimo dei voti. Perché questa giornata vuole ricordare quello che è accaduto 79 anni fa ad Ortona, ma guardare al futuro. Il futuro sono gli studenti, che devono essere premiati anche quando meritano, e questo vuole fare questo premio, che poi completa la giornata con il premio 28 dicembre all'ortonese che si è distinto nella propria professione.